Allora, ci siamo. Lascio la parola al direttore per l'appello. Lozzi, Alabiso, Ariano, Biondo, Candigliota, Carlone, Cerquoni, Ciancio, De Chiara, Di Egidio, Ferrauto, Giannone, Giuliano, Gugliotta, Guido, Gunnella, La Zazzera, Pompei, Principato, Rinaldi, Tosatti, Toti, Tripputi, Vitrotti, Zitoli. Ci sono 15 presenti e ci sono 9 assenti più la Presidente. Io intanto vi informo che ho ricevuto comunicazione anche da Cerquoni e Biondo che non possono partecipare questa mattina. Allora, possiamo aprire il Consiglio e al primo punto del... Sì, gli scrutatori di oggi sono i consiglieri Guido, Ferrauto, Vitrotti. Il primo punto all'ordine dei lavori di oggi è l'interrogazione numero 4 a firma dei consiglieri Vitrotti, Biondo, Di Egidio, avente ad oggetto riapertura via del Mandrione. Quindi lascio la parola alla consigliera Vitrotti per l'illustrazione. Grazie Presidente, e, colleghi consiglieri e Assessore Vivace, la ringrazio per essere venuto a rispondere. L'oggetto l'abbiamo sintetizzato come una riapertura di via del Mandrione, ma in realtà poi, come abbiamo specificato nella parte finale, ci sono alcune questioni che diciamo, abbiamo necessità di comprendere, perché il tempo in cui diciamo, stiamo discutendo, forse poco, però insomma, che sta interessando quel tratto di territorio, è un tempo abbastanza lungo, perché siamo a febbraio 2018 e quindi è trascorso diciamo, già più di un anno, dove c'è stato un passaggio con un'altra interrogazione che avevamo fatto a appunto un anno fa, era maggio 2018, in cui cercavamo di conoscere qui quale fosse lo stato di avanzamento, perché al netto delle dichiarazioni che ci sono state a mezzo stampa, diciamo, non avevamo avuto contezza e avevamo appunto appreso che la situazione era molto più complessa di quello che inizialmente sembrava essere, e appunto ci trovavamo in una situazione complicata in cui c'erano più cavità e erano anche in una fase di sgrottamento piuttosto avanzato. Pertanto, diciamo, l'attenzione era ulteriormente aumentata da parte di questa amministrazione, ma già in quella occasione lei stesso ci aveva fatto presente che non solo il protocollo voragini del municipio, ma sarebbe stata necessaria una compartecipazione, chiamiamola così, anche dell'amministrazione capitolina, vista proprio la situazione. Tra l'altro
al netto del fatto che non ci sono state delle notizie, se non quelle che si recuperano anche via internet, per esempio c'è una all'iniziale data di apertura che è andata per forza a decadere, c'è un'ulteriore data di apertura al 31/12/2019, ma è segnalata da un sito internet in cui non conosciamo se ci sono effettivamente le condizioni per poterla riaprire, perché poi il punto che ci interessa anche in parte conoscere è se sono state effettivamente effettuate ulteriori indagini tecniche e quali ne sono state poi le conclusioni, quali interventi sono stati fatti finora al fine di tentare quantomeno di risolvere la situazione e con quali fondi, fondi sono stati effettuati gli interventi, in quale misura il Campidoglio ha effettivamente contribuito alla risoluzione del problema e tutto questo ovviamente se c'è la condizione per dire quando riaprirà mai al traffico veicolare via del Mandrione. Conosciamo anche, ma questo era avvenuto sempre in occasione di una nostra interrogazione, alcuni studi di approfondimento che sono stati fatti su quel tratto, in particolare dalla Banca d'Italia, ma erano informazioni che sono venute appunto dal comitato di quartiere che vedo oggi di nuovo qui, però è ovvio che c'è una criticità importante, però penso che sia opportuno anche cercare di capire come ci si sta muovendo e appunto se c'è stata poi se c'è stato un effettivo interesse da parte anche dell'amministrazione centrale a sostegno di tutti gli sforzi che questa amministrazione municipale sta tentando di dare alla risoluzione del problema. Sì, assessore. Buongiorno a tutti, buongiorno consiglieri, buongiorno presidente. Allora, io vi racconto un po' di cose, alcune cose sono già state dette dalla consigliera che ha presentato l'interrogazione. La strada, come sapete, è stata chiusa per motivi di sicurezza. Un anno fa venivamo anche da un periodo un po' particolare, c'era stato il crollo della Balduina e quindi era anche un momento di forte attenzione e meno male che l'abbiamo chiusa, perché gli sgrottamenti nel corso dei mesi senza il traffico veicolare sovrastante è diminuito. Non si è fermato, ma è diminuito. Le indagini sono state fatte, sono state approfondite e hanno rilevato diverse criticità. Questo ci ha portato a richiedere a Roma Capitale un finanziamento, una progettazione, insomma che Roma Capitale si doveva predisporre per risolvere da solo tutto il problema, perché si trattava di una situazione di dissesto idrogeologico che il municipio, nonostante tutti gli sforzi che ha sempre messo in campo, non sarebbe riuscita a risolvere. Roma Capitale ha fatto due cose: il Dipartimento SIMO, l'unità operativa dissesto idrogeologico, ha predisposto un progetto di risanamento delle cavità sottostanti. È stato fatto il progetto interno a Roma Capitale, è stato approvato da un tecnico incaricato esterno, è entrato in conferenza servizi per la sua approvazione. Nel frattempo abbiamo chiesto e ottenuto nel piano finanziamenti 2019 un finanziamento di 350.000 euro in capo al Dipartimento SIMU, che verrà utilizzato per finanziare il bando per la messa in sicurezza delle cavità sottostanti. Quindi questa amministrazione sta lavorando per riaprire via del Mandrone, non lavora e lasciare chiusa. Quindi i tempi quali sono? I tempi noi non li diamo, perché purtroppo, come molti di voi sanno anche meglio di me, si pianifica qualcosa, poi può succedere sempre di tutto. Attualmente siamo in conferenza servizi sul progetto di via del Mandrione, aperta a metà aprile, quindi i tempi tecnici sono 90 giorni, quindi fatevi due conti. Dopo 90 giorni si può andare in chiusura e in approvazione del progetto, dopodiché si dovrà predisporre un bando per un bando lavori appunto per realizzare quanto previsto. Nel frattempo che cosa stiamo facendo? In ottemperanza intanto a tutto quello che il comitato ci ha sempre richiesto su via del Mandrione, che io ricordo è una strada consortile, non è una viabilità principale, non è stata costruita per sostenere un certo tipo di traffico e probabilmente quello che è successo è anche frutto di un traffico sconsiderato che via del Mandrione ha dovuto sopportare nel corso degli anni. Questo cosa vuol dire? Che
Anche in ottemperanza alla risoluzione numero 18 del 2 luglio 2015, votata all'unanimità in quest'Aula, si chiedeva un'attenzione e un lavoro, una progettazione di tutta una serie di attività che possano mettere in sicurezza cittadini, ciclisti nella via del Mandrione. E quindi noi stiamo predisponendo una serie di attività che possano iniziare a portare in sicurezza su via del Mandrione cittadini, pedoni e ciclisti, fermo restando che la viabilità veicolare non sarà assolutamente tolta. Questo ci tengo a rassicurare tutti quanti. Quando è stato l'impegno di questo municipio, quando è stata chiusa via del Mandrone, dove è stato? È stato anche quello di lavorare con la polizia locale per trovare tutte le soluzioni possibili per poter far tornare a casa chi viveva su via del Mandrone e per poter far andare a lavorare chi lavorava nell'azienda di via del Mandrione. La polizia locale e il Dipartimento Mobilità ci comunicavano che a seguito di 2-3 settimane di messa a regime della chiusura il traffico era stato assorbito, diciamo, dal quadrante, quindi tutto questo disastro sulla viabilità non si è verificato, è stato assorbito. Ad oggi, come da un anno ormai, chi vive via del Mandrione forse impiegherà qualche minuto in più, però può tornare a casa, può andare a lavorare e può uscire da via del Mandrione. Quindi, fermo restando che il nostro impegno c'è stato, Roma Capitale ha risposto, la progettazione è stata fatta, siamo in via di approvazione, è stata validata, i soldi per ripristinare, diciamo, non le cavità, cioè mettere in sicurezza le cavità sottostanti, Roma Capitale e Sindaco Raggi li ha messi, ci sono in bilancio e sono esigibili, possono essere impegnati e devono essere impegnati entro il 31/12/2019. Quindi questa è una norma contabile che ovviamente cercheremo di far rispettare senza ombra di dubbio. Detto questo, io spero di aver risposto in maniera esaustiva all'interrogazione. Sì, consigliera Vitrotti, 3 minuti. Grazie Presidente. No, il Partito Democratico è soddisfatto della sua risposta e l'unica cosa che ci dispiace, diciamo, è ogni volta venire in aula per sollecitare, diciamo, rispetto a questo argomento, perché poi, come lei ha detto nella sua risposta, ci sono altre questioni che stanno dentro quel problema, ma è ovvio che oggi abbiamo un'esigenza, intanto è quello di cercare di dare una risposta a chi dice che cosa succede lì, e quindi la ringrazio per questo, perché ci ha fornito delle informazioni che sono necessarie e quindi possiamo dire che quantomeno ci si sta impegnando in una sua risoluzione. Capiamo che non è possibile dare una data perché purtroppo un problema di dissesto idrogeologico prevede degli interventi che non possono essere quelli di normale manutenzione. Sono anche, accolgo favorevolmente anche l'impegno che c'è stato da parte del Comune di Roma, perché in molti casi questo non è avvenuto e quindi ci si è effettivamente resi conto che la situazione era abbastanza complicata e che stava mettendo anche, permettetemi di dire, però in difficoltà tutta l'altra parte in entrata verso il centro di Roma, perché non vi sarà sfuggito che i diversi lavori che ci sono stati sulla via Tuscolana in percorrenza in direzione centro ovviamente purtroppo hanno aumentato un traffico che dal punto di vista della qualità dell'aria sicuramente non aiuta. Tutto quello che invece gravita intorno a quell'area sarebbe utile forse rivederlo e cercare di approfondirlo anche per ripristinare, permettetemi di inserire un ulteriore argomento, una maggiore trasparenza e legalità su tutto quel tratto di strada, che era un po' anche lo spirito della risoluzione che lei ha citato, cioè cercare di ridare non solo un riordino, un aspetto più decoroso di quell'area, ma cercare anche di mettere in sicurezza le persone che ci vivono, perché di fronte a quello che ci troviamo davanti c'è anche un tema di sicurezza di chi è lì, non solo di chi ci transita per andare, per raggiungere lavoro o quant'altro, ma diventa anche un tema rispetto alle attività produttive che ci sono e rispetto alle abitazioni che ci stanno. Su questo credo che il municipio dovrebbe fare un ulteriore sforzo e magari anche
ascoltare e cercare di metterci tutti intorno a un tavolo per cercare di capire insieme quali sono le condizioni migliori, esattamente riprendendo lo spirito della risoluzione numero 18 del 2015. La ringrazio. Assessore, se vuole replicare a 3 minuti? No, va bene. Allora passiamo al punto successivo. Intanto informo che i cittadini presenti hanno fatto richiesta di poter parlare e potranno tranquillamente alla fine degli interventi di consiglio e dell'ordine dei lavori di oggi. Allora, il prossimo punto è la proposta di deliberazione avente ad oggetto l'espressione del parere ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale Lazio numero 15 del 2008, paragrafo 233 della circolare del segretario generale 11552 del 26 agosto del 2009, determinazione dirigenziale di acquisizione numero 278 del 2 marzo 2011 a carico di Spada Virginia e Spada Dolores Sara per opere edilizie abusive realizzate in via Fratelli Marchetti Longhi numero 10. Chi relaziona? Consigliere Tosatti. Allora, questa delibera riguarda le espressioni di parere, appunto, ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale del Lazio e della circolare esplicativa del segretariato generale del 2009, a proposito dell'interesse pubblico per le opere edilizie abusive realizzate in via Fratelli Marchetti Longhi 10. Recita: premesso che la legge regionale della Regione Lazio numero 15 del 2008, l'articolo 15, prevede che l'opera abusiva acquisita viene demolita salvo che con deliberazione consiliare non si dichiari l'esistenza di prevalenti interessi pubblici, che la circolare del segretariato numero 11552 del 2009 indica l'espressione del parere del Consiglio Municipale in merito all'esistenza o meno di prevalenti interessi pubblici e dell'eventuale utilizzazione delle opere pubbliche che non contrastino con rilevanti interessi urbanistici, ambientali, paesaggistici, che dovrà essere trasmesso unicamente alla determinazione dirigenziale di acquisizione al Dipartimento Patrimonio per il proseguo dell'iter amministrativo, che la Commissione Prima Lavori Pubblici Urbanistica nella seduta del 6, se ben mi ricordo, del 6 ultimo scorso ha espresso parere contrario all'utilizzazione per fini pubblici delle opere edilizie abusive realizzate in via Fratelli Marchetti Longhi 10. In data 12 aprile 2019 il direttore della direzione tecnica, architetto Marco Domizzi, ha espresso parere favorevole, così in stessa data anche il direttore del municipio settimo, dottor Marcello Menichini, ha espresso parere favorevole. Il Consiglio del Municipio VII dovrebbe deliberare oggi di esprimere, ai sensi dell'articolo 15 appunto della legge regionale e della circolare del segretariato, parere favorevole o contrario all'utilizzo per fini pubblici delle opere edilizie abusivamente realizzate in via Fratelli Marchetti Longhi 10 e meglio individuate al catasto terreni al foglio 977, particella 242, già 127A di metri quadri, 4009 di superficie. Ricordo ovviamente che la determina dirigenziale è stato già trascritto nei pubblici registri immobiliari, che l'immissione del Comune di Roma nel possesso è stata eseguita e che lo sgombero dell'immobile da persone e da cose è stato già eseguito. Grazie. Altri interventi? Ci sono altri interventi? No? Ha bisogno? Ah, lei, consigliere Principato. Grazie Presidente, colleghi consiglieri, mi aspettavo un intervento anche da parte delle opposizioni perché
Risale proprio al novembre scorso l'abbattimento al quartiere Quadraro di 8 villini intestati a Luciano Casamonica. Quindi diciamo questo è un risultato importante secondo noi, perché cambia proprio l'approccio ed è una novità mai vista in 40 anni. Cioè non è mai successo prima, nei 40 anni precedenti, che qualcuno di loro andasse ad abbattere i loro stessi abusi edilizi prima che intervenisse il Comune di Roma. Quindi è una grossa soddisfazione da parte nostra, proprio di cambio di mentalità e di approccio a questioni importanti di questo tipo. È un punto di forza ancora per la legalità. Grazie. Allora, se non ci sono, vuole un ultimo... Ah, consigliere Carlone. Io sono un po' più vecchierello, quindi posso ricordare altre cose. Sono già state fatte queste operazioni tempi addietro. Nel 1976 c'è stata una grossa bonifica, via del Mandrioni, via Cesta di Spiriti, via Anzio, sono stato io presente, sgomberi e demolizioni. Quindi non è che non si è fatto in precedenza, probabilmente si potevano prendere provvedimenti un po' più drastici, oggi si stanno prendendo in virtù del fatto della legge dell'antimafia. Quindi le cose si sanno come devono andare e come vanno. Quindi non credo di aver interpretato male io quello che chiedo scusa, ho voluto solamente precisare questo, grazie. Presidente, per un chiarimento del pensiero posso? Perché io ho detto un'altra cosa. Perché io non ho detto che non è mai successo prima, ho detto che non accadeva da almeno 40 anni. Grazie. Allora, se il consigliere Tosatti vuole replicare come un'ultima replica, altrimenti andiamo in dichiarazione di voto. Sì. Vuole fare un intervento, altrimenti andiamo in dichiarazione, dichiarazioni di voto. Ah, c'è un intervento? Non avevo visto la mano, grazie. No, grazie Presidente, non volevo intervenire, ma volevo puntualizzare alcuni aspetti importanti. Che questa delibera, questo atto che stiamo approvando, non pone una questione di demolire o non demolire, dice solamente che non potranno essere utilizzati questi locali come luoghi pubblici, come siti da recuperare, da utilizzare eventualmente, l'amministrazione li può acquisire e utilizzarli per farci qualsiasi attività. Noi abbiamo molti esempi nel territorio dove alcuni beni sequestrati sono stati acquisiti e poi utilizzati per fini utili alla collettività. Quindi precisare alcuni aspetti che sono giustissimi, naturalmente rende merito ad ognuno che prende delle iniziative per far vivere bene nella società, va bene, però poi gli atti hanno un significato preciso. Io ricordo in commissione abbiamo discusso di alcuni beni che ci siamo ritrovati poi alla fine nel dire potevano essere utilizzati per un centro anziani, per un centro sociale, per i giovani. Abbiamo parlato di questi beni che ci ritroviamo un po' sparsi nel territorio, da sotto Grottaferrata, ma tutta la periferia e l'agro romano. Quindi questa delibera, su questo atto, io devo dire che la situazione è ben diversa, perché qua ci sono dei signori che hanno commesso un abuso e naturalmente poi nell'impegno della delibera di esprimere ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale numero 15 ai paragrafi 2-3 parere contrario all'utilizzo ai fini pubblici delle opere edilizie abusivamente realizzate nel sito in via Fratelli Marchetti Longhi. Queste procedure che stavano, ce ne stanno tante, ne abbiamo discusso in commissione su alcuni. Gli uffici dovrebbero darci la possibilità di capire, e questo è stato detto dal consigliere che mi ha preceduto, dare delle relazioni puntuali sullo stato dell'arte in cui versano, perché
Non è detto che questa procedura vada a finire nella demolizione. Non è detto. Quindi noi dovremmo avere certezza, perché poi l'assunzione di responsabilità rispetto a chi demolisce, e se le risorse poi per demolire ci vogliono le risorse naturalmente, perché se non ci sono risorse non si può demolire nulla, quindi capire effettivamente cosa si potrà fare di quel piccolo manufatto. E quindi trattare allo stesso modo il piccolo manufatto dal grande manufatto. Quindi se c'è un bene che viene acquisito al patrimonio e segue l'interesse pubblico, perché come diceva il Presidente della Commissione Lavori Pubblici si può avviare un'attività utile per i nostri giovani, ben venga. Quindi ecco, le strade a volte, le sfaccettature su come si guardano le cose, è giusto guardare da più aspetti, lo diceva Leonardo da Vinci, guardiamo le cose anche da dietro, non guardiamo solamente l'aspetto si è fatto. L'Italia è in un groviglio di difficoltà e quindi a volte bisogna essere cauti su quello che ognuno di noi afferma in ogni aula, in ogni luogo della democrazia. Se vogliamo democrazia, trasparenza, dovremmo guardare le cose con più attenzione. Quindi quello che chiedeva la stessa maggioranza per altri atti, e mi riferivo a via di Passo Lombardo, che abbiamo analizzato un manufatto in tufo, circa 250 metri, utilissimo, e invece non si è seguita la strada dell'interesse pubblico, che si faccia, come dire, una programmazione di questi beni per arrivare a dei sani progetti. Così facendo noi esprimiamo tout court un parere contrario, ma non sappiamo se sarà demolito. Io mi sono astenuto in commissione su al quarto piano quando abbiamo discusso di questa delibera, come mi sono invece espresso favorevolmente all'utilizzo di quei beni che abbiamo analizzato puntualmente nella commissione lavori pubblici e potevano essere secondo me ben utilizzati ai fini pubblici. Grazie. Chiedo se ci sono ulteriori interventi. Vada consigliere Candigliota. Grazie Presidente. Allora, premesso che vorrei precisare una cosa, che noi sicuramente siamo per il discorso della legalità, quindi tutto quello che viene considerato abusivo comunque va perseguito. Certo che poi quello che verrà fatto ovviamente verrà fatto secondo le normative e lo stabiliranno la parte tecnica per l'interesse pubblico, che credo che sia la cosa più importante. C'è da sottolineare però, e forse questo credo che non si sia capito bene, quello che diceva poi il consigliere Principato, ovvero che oltre al fatto che sono già stati abbattuti, e questo vabbè era su tutte le pagine insomma dei giornali, e comunque e chi si è voluto anche fare bello con le foto, ma oltretutto c'è anche il fatto che c'è stato un cambiamento, cioè non è mai successo, e ripeto, non è mai successo, e questa è notizia proprio degli altri giorni, di questi giorni, che gli interessati che hanno fatto l'abuso vengono in municipio per autodenunciarsi, chiedere consiglio su cosa devono fare, gli è stato risposto ovviamente che c'era un abuso e quindi andavano abbattuti, e se lo sono abbattuti da loro. Non è mai capitato. Quindi io pongo l'accento proprio su questo cambiamento, e credo che sia importante sottolinearlo, perché fino ad oggi non era mai successo, e questi sono gli impulsi che noi e queste amministrazioni devono dare.
tutti quanti, perché credo che sia nell'interesse di tutti e anche della forza di opposizione. Quindi bisogna urlarlo con forza questo. Grazie. Ci sono altri interventi? Consigliera Vitrotti. Grazie Presidente. Io però comprendo quello che sta dicendo la maggioranza, però io penso che, e forse ha ragione a dire che ci può essere stato, non so se è proprio così come l'ha detta il consigliere Candigliota, cioè c'è un cambiamento per cui chi si trova in una condizione di abuso edilizio viene in municipio e chiede che cosa deve fare. Io non lo so se è una consapevolezza e non so se è questa la strada che deve perseguire un'amministrazione, però io penso che invece noi dobbiamo anche stare dalla parte dell'amministrazione e quindi bisogna attenerci a quelle che sono le normative, perché non è detto. E penso che non c'è stata soddisfazione migliore invece di quel recupero di alcuni beni che sono stati fatti perché sottratti e restituiti alla collettività, ma è una cosa diversa se parliamo di abusi edilizi, dove ci possono essere però due strade, che non può essere solo quello proprio perché si è legalità, cioè si persegue la legalità della demolizione, cioè di fatto una valutazione di impatto economico, perché una demolizione costa e sanare un abuso costa. Se ci sono delle indicazioni in cui si chiede la demolizione con il ripristino dello stato dei luoghi, è un costo importante che deve sostenere un'amministrazione e quindi tante volte fa una valutazione: mi conviene andare su quella strada oppure mi conviene sanare quel piccolo abuso e restituirlo alla collettività. Questo però funziona per qualsiasi per il nostro patrimonio, per la palestra, per la mancina, l'impianto sportivo comunale che si trova in una situazione del genere e che da 2 anni di fatto è chiuso. Lì c'era stato un importante investimento da parte dell'amministrazione, 200.000 euro con quella struttura, che ha accolto Sport in periferia, che però al momento si trova in una situazione di abuso edilizio. L'amministrazione dice: non posso metterlo a bando perché se non viene sanato quell'abuso io non posso restituirlo, e allora bisogna fare una valutazione. Si impegnano delle risorse per ripristinare quel luogo nelle condizioni ottimali e restituirlo alla collettività? Oppure c'è l'altra strada, che è quella della demolizione, perché probabilmente le risorse economiche sono troppe rispetto, e non credo che ci si debba passare solo da lì per dare il segnale ai clan e alla criminalità organizzata che sta sul nostro municipio, perché ripeto, tante volte è stato più importante, ma è anche un interesse che state perseguendo anche voi come maggioranza, no? L'idea di restituire, di fare di un luogo sottratto alla criminalità organizzata un punto di ristorazione, per esempio, e di inclusione sociale, era nelle vostre anime, giusto? Quindi a volte restituire alla collettività piuttosto che sottrarre ulteriormente quello che la criminalità organizzata ha già sottratto è l'altra strada che un'amministrazione può perseguire. Oggi però ci si chiede una cosa diversa, l'abbiamo già affrontata in altre discussioni e nella commissione lavori pubblici. C'è una situazione abusiva, l'amministrazione può dire: la volete, è di vostro interesse per finalizzarla a pubblica utilità, non per specularci ulteriormente, rientrarne in possesso per usarla per fini pubblici, una scuola, un asilo, una palestra, un centro giovanile. Poi l'amministrazione può pure decidere di farlo in altre strade, ma questa è un'opportunità che dà la normativa, che nulla leva alle operazioni di demolizione delle 8 villette di Casa Monica che sono state fatte, sulla quale non solo la parte politica ringrazia, ma è il municipio, che la collettività tutta, che ha ringraziato questa amministrazione. E non serve farci propaganda, quella la lasciamo fare a Salvini, permettetemi, oggi non c'è la Lega qua, ma chi ci va lì a sbandierarci sopra con qualche cosa lo lasciamo fare a lui, e vi prego di non confondere a volte. Però è una cosa diversa quella che oggi ci abbiamo sul tavolo. E c'è una scelta che l'amministrazione può fare.
immagino che sia caduta su questa scelta anche la valutazione di carattere economico, per cui no, ho già impegnato delle risorse per fare operazioni di questo tipo su altri immobili che come amministrazione anche municipale ho definito più alla mano per me. E queste sono state le scelte che sono ricadute per esempio sui centri di accoglienza per le donne, di spazi che sono stati restituiti alla collettività, via di Rocca Bernarda è stato un esempio, no, rispetto all'impegno che ha avuto la regione. E poi ci sono invece gli altri che per una questione, immagino, ripeto, di carattere economico, si è deciso che è meglio, che poi è meglio rinunciarci. E poi attendere se quel bene verrà effettivamente demolito e quindi seguirà un iter particolare oppure se magari rimarrà lì. Però al momento il municipio è chiamato a fare una scelta. Siete interessati come amministrazione municipale ad avere questo bene per metterlo per fruibilità pubblica, per restituirlo alla pubblica utilità? Questo è il punto sul quale noi ci dobbiamo esprimere, al netto di tutte le cose giuste, giustissime che ci sono state. Però attenzione, perché se noi, diciamo, perdiamo anche un po' l'essenza della nostra rappresentanza qui, rischiamo di fare confusione e di andare, diciamo, sui temi che purtroppo, diciamo, in questi giorni li vediamo calzare. Ci sono altri interventi? Consigliere Guido. Grazie Presidente, questa discussione si è dilungata probabilmente più del previsto, evidentemente l'argomento è sentito, di questo ovviamente siamo ben contenti, perché quando si parla di questi temi di legalità, di abusivismo edilizio e di consumo di suolo siamo sempre in prima linea. Quello che voglio specificare, chiudo l'intervento, il mio è molto breve, è che essenzialmente come amministrazione preferiamo, sia che sia quella municipale sia che sia quella centrale, investire su immobili, quindi poi dichiarando un eventuale interesse pubblico per quelli che ovviamente non sono abusivi, piuttosto che quelli che sono abusivi. Qua parliamo poi di beni confiscati, eccetera. Se un bene è abusivo vuol dire che è stato costruito abusivamente su un terreno il quale terreno non prevedeva la presenza di quell'immobile. Pertanto noi riteniamo che quel terreno possa tornare come era prima. Per l'interesse pubblico auspichiamo invece degli immobili che non siano abusivi e che come amministrazione possiamo entrarne in possesso per offrire servizi sempre migliori per i cittadini. Grazie. Ci sono altri interventi? Allora, il suo a chiusura, Tosatti, se vuole intervenire? Sì. Allora, dagli interventi che ho sentito, alcuni mi sono sembrati molto appropriati, ma devo rilevare una generalizzata confusione dei partiti di opposizione che fra l'altro presenti in commissione si sono astenuti dall'esprimere un parere, mentre noi come gruppo Movimento 5 Stelle presenti in commissione ci siamo espressi in maniera contraria. Perché? La cosa è molto semplice: quando ci troviamo di fronte a questi casi e parliamo di abusi non soltanto di beni confiscati, ma di abusi, ci troviamo di fronte a degli abusi edificati senza un progetto, senza un controllo sulle norme di costruzione. Oltretutto, in questo caso, questo terreno era censito nel piano regolatore, è censito una zona H, agro romano, quindi è praticamente un terreno agricolo, seminativo, era, con un parziale vincolo di inedificabilità e con un vincolo archeologico definito per legge. Per cui questo è un terreno agricolo, non poteva essere costruito niente, è stato costruito, è iniziata nel 2006, la procedura, le notifiche per far sanare questo abuso, non è stato abbattuto, è stato quindi acquisito a patrimonio del Comune di Roma anche per rifarsi praticamente delle eventuali spese per l'abbattimento. Il nostro interesse
anche dal punto di vista economico e delle risorse, di orientare le risorse verso edifici che non sono abusivi. Questi sono edifici abusivi. È stata sequestrata un'area ben più grande oltretutto dell'abuso stesso, che potrà essere destinato di nuovo ad uso agricolo o verde. Comunque insomma l'interesse pubblico viene preservato nel futuro utilizzo di ciò che è stato acquisito a patrimonio. Noi siamo assolutamente contrari al mantenimento di ciò che viene costruito abusivamente. Per questo motivo votiamo contrari all'uso pubblico di questo bene. Bene, quindi ha già fatto la dichiarazione di voto. Bene, ci sono altre dichiarazioni di voto? No? Allora votiamo. Ah, vi posso chiedere di alzare la mano? Io non le vedo le vostre mani, purtroppo. Sì o no, la vuole fare la dichiarazione? Certo, voglio dire, la dichiarazione di voto io volevo farla per dire essenzialmente che il 90% dei beni abusivi riversano in zona agricola, per cui non è un fatto strano, è un fatto che poi tutte le opere che vengono sanate secondo delle leggi che sono state emanate. E naturalmente, ma non è questo il caso è che qui ci esprimiamo nella delibera, lo dico di nuovo, all'utilizzo del bene per fini pubblici. Non c'entra nulla quello che è il retropensiero, quello su cui voi vorrete poggiare questa votazione. Si presupponeva e si presuppone quindi che la maggioranza di questo municipio ha questa strategia, cioè nessun bene abusivo dovrà essere d'ora in poi acquisito per fini pubblici. No, perché ci saranno sicuramente altri beni in cui potranno essere utili alla collettività, l'ho già detto prima, e penso sia la strada che anche il vicepresidente della Commissione Lavori Pubblici ha evidenziato in tante riunioni che abbiamo fatto. Non c'entra nulla, quindi io lo ripeto, e quindi proprio per questo motivo, come mi sono astenuto nella Commissione Lavori Pubblici, mi asterrò perché non vedo una chiarezza programmatica rispetto ai beni che abbiamo nel nostro territorio, e sono molti. Quindi non è detto poi, quando dice il consigliere Tosatti che si recuperano fondi con l'acquisizione al patrimonio, anzi nulla, no, anzi dei soldi dovranno essere spesi, se in alcuni casi dovranno essere fatte le demolizioni, ben vengano i soldi spesi per quelli che sono stati fatti o dovranno essere fatti sulla base di una sana programmazione, ma non condividerei mai che ad esempio beni che stanno nell'Interland extra gra, che possono essere usati per centri giovanili di aggregazione, tempo scaduto, costa molto realizzare un'opera, e non è vero che non hanno i termini dei requisiti di abitabilità, perché se i beni condonati successivamente li hanno, il municipio è in grado di valutare e di capire quali sono i beni che possono essere riutilizzati a fini pubblici, del pubblico interesse. Grazie, per questo mi astengo e mi auguro che la Commissione nelle prossime delibere che verranno su questo settore potrà fare una compiuta analisi per fare anche diverse valutazioni da quelle che ci avete detto oggi. Grazie. Altre dichiarazioni di voto? Ci sono altre dichiarazioni? Se no andiamo in votazione. Bene, andiamo in votazione. C'è una dichiarazione? Grazie Presidente. Allora, ovviamente vorrei sapere in primis questi dati del 90% dove sono stati presi, perché mi sembra un po' a volte eretici queste dichiarazioni così. Vabbè, prendiamo i numeri a casaccio sul Messaggero. Allora, una cosa importante vorrei ricordare che
non si deve far, ripeto, perché qui si comincia, si fa sempre confusione su beni confiscati e situazioni abusive, che sono due cose totalmente differenti. Detto questo, anche i costi si interviene comunque in danno, quindi si rientra, ma non solo. Poi, come stavo dicendo prima, se si inducono le persone a fare autodemolizione, a quel punto è anche gratis, ma a prescindere dobbiamo considerare sempre tutte le situazioni per il bene pubblico, quindi, e soprattutto non si può sentire condonare su situazioni illecite. Questa è una cosa che non ha proprio senso. Oltretutto, ripeto, non è che sto su un terreno agricolo, non è che mi posso mettere a fare la mansardina, se no altrimenti con tutti i terreni che ci sono, ognuno si costruisce la villetta. E poi diamo la possibilità di condono a tutti. E infatti, voglio dire, queste motivazioni perché venivano costruite tante situazioni abusive in passato. Comunque, detto questo, ovviamente noi siamo favorevoli al parere contrario. Grazie. Bene, ci sono altre dichiarazioni, Vitrotti? Però si continua a fare confusione. Già ci siamo tornati su questo punto. E attenzione quando parliamo di noi siamo contrari a tutte le cose abusive. Tutti siamo contrari se c'è un abuso edilizio. Va contrastato, va sanato. Attenzione perché potremmo scoprire, e questo lo sapete meglio di me, che gran parte del patrimonio pubblico comunale è in una situazione di difficoltà. Pensiamo alle scuole, pensiamo ai nostri centri anziani, pensiamo a questa struttura. Attenzione, ci potrebbero essere delle situazioni che noi andiamo a dire ma è l'abuso, butto giù. Non funziona così, non funziona così per fortuna. Quindi, quando invece mi si dice, mi si chiede, tu amministrazione vuoi ritornare in possesso di un bene per renderlo fruibile, disponibile alla collettività, io sinceramente ci penso più di una volta e non mi faccio spaventare dal fatto che sia o meno abusivo. Se è abusivo cerco di sanare l'abuso e lo restituisco alla collettività. La destinazione d'uso è diversa da quella che c'è adesso, benissimo, ritornerà ad essere fruibile rispetto a quello che è previsto dal piano regolatore, ma io penso che su questo non ci dobbiamo semplicemente distinguere, perché se parliamo di interesse pubblico è l'interesse di ognuno di noi, poi se invece ci mettiamo l'aspetto, il pregiudizio non è politica, è un'altra cosa. La legge sta dicendo questo, quindi è l'interpretazione alla legge che invece è un'altra cosa e è pregiudizio, sì, consigliera Tripputi, ma io capisco che... Grazie. Detto ciò, purtroppo gli elementi, ma questo non è solo questa situazione, altre situazioni che abbiamo affrontato, sempre relativa alla stessa richiesta... Quindi volete voi amministrazione municipale, siete interessati a prendere questo stabile e renderlo fruibile alla collettività? Noi gli abbiamo detto di no, però non siamo mai arrivati fino in fondo al problema, cioè a conoscere quali fossero le condizioni, la situazione, quella famosa relazione tecnica che noi chiediamo rispetto alle cose che ci chiedono di avere un parere rispetto a cose che però diciamo la parte tecnica non ci risponde mai. Questi sono i problemi dell'amministrazione. Se noi avessimo tutte le condizioni in fila, forse avremmo un quadro più chiaro e non agiremmo dal punto di vista pregiudiziale, ma invece faremo una valutazione di carattere politico. Siccome le condizioni mancano, per l'ennesima volta, il Partito Democratico si astiene. Allora, credo che siano state espresse tutte quante le dichiarazioni di voto, quindi andiamo in votazione. Ricordo che il parere sulla delibera è contrario, favorevoli al parere contrario. Contrari? Astenuti? Il Consiglio approva la delibera con parere contrario con 12 voti favorevoli e 3 astenuti. Passiamo al punto successivo.
Il punto successivo è una proposta di deliberazione per espressione parere, ai sensi dell'articolo 6 del regolamento del decentramento amministrativo, sulla proposta numero 48 del 2019, modifica del regolamento per l'esercizio delle attività commerciali e artigianali nel territorio della città storica, approvato con deliberazione dell'Assemblea Capitolina numero 47 del 17 aprile 2018. Chi vuole? Sì, consigliera Tripputi. Grazie Presidente, buongiorno a tutti. Questa proposta di deliberazione ha come oggetto, appunto come è stato ripetuto dalla Presidente, modifica del regolamento per l'esercizio delle attività commerciali e artigianali nel territorio della città storica, approvato con deliberazione dell'Assemblea Capitolina 47-2018. È stata discussa in Commissione, la quale si è espressa con parere favorevole. Siamo chiamati ad esprimerci oggi in Aula in quanto si è presa in considerazione che le rilevanti novità introdotte dalla delibera di Assemblea Capitolina, la 47-18 appunto, diciamo, hanno comportato nella prima fase di applicazione del regolamento talune criticità applicative segnalate dagli operatori del settore, sia pubblici che privati, dai municipi, utenti di associazioni di categoria, e nonché dagli organi della polizia locale di Roma Capitale. Si è così reso necessario procedere a modificare e a integrare il regolamento approvato appunto con la DAC del 47, il numero 47 del 2018, per rendere più agevole ed efficace l'applicazione delle previsioni regolamentari in esso contenute. Gli articoli su cui ci siamo soffermati e che pensiamo di essere, diciamo, articoli principali oggetto di modifica sono quattro. L'articolo 5 riguarda la modalità di esercizio del cosiddetto consumo sul posto e sancisce che gli arredi possono essere anche abbinabili. Quindi in un certo qual modo si agevola un po' anche l'attività della polizia locale, che applicava delle sanzioni anche sugli arredi che appunto con questo articolo nella delibera del 2018 non era ben chiaro, e quindi si sanzionavano anche gli esercizi commerciali che appunto diciamo usavano questi arredi sul suolo. L'articolo 8 invece riguarda la ridefinizione e disciplina delle attività tutelate. Il titolare deve aver maturato un'anzianità di iscrizione all'albo alla Camera di Commercio o all'albo delle imprese artigiane non inferiore a 3 anni ed eserciti almeno da 3 anni. In alternativa, il titolare dell'attività, questa è la novità appunto in questa modifica, deve aver maturato specifica esperienza professionale nell'attività di riferimento, almeno triennale, in qualità di apprendista, dipendente, coadiutore o altro presso un'impresa commerciale o artigianale, ovvero aver conseguito attestato di formazione professionale relativo all'attività commerciale o artigianale che si intende svolgere, riconosciuto da enti nazionali, regionali o locali. Altro articolo è l'articolo 12, prescrizioni riferite alle attività tutelate presenti nel sito UNESCO, viene sostituito per intero il comma 1 e quindi si fa riferimento alle attività di hard e soft discount. Inoltre si prevede un'integrazione della disciplina riferita alle medie strutture di vendita, di cui all'articolo 9 del medesimo regolamento, attualmente carente di specifiche precisioni riferite alle medie strutture già esistenti nella città storica. L'articolo 11, l'eliminazione dell'elenco delle attività vietate e delle tipologie cooperative di consumo e di attività hard e soft discount, così come avevo precedentemente detto. Questo è tutto, grazie. Grazie consigliera, ne approfitto per cambiare lo scrutatore, visto che la consigliera Vitrotti è uscita, è appena arrivato il consigliere Giuliano, quindi non possiamo che nominare lui prossimo scrutatore. Andiamo avanti, ci sono interventi? Non ci sono interventi, dichiarazioni di voto?
Non ci sono dichiarazioni di voto. Votazione. Ricordo che la delibera è con parere favorevole. Favorevoli. Contrari. Astenuti. La delibera viene approvata con 12 voti favorevoli e 4 astenuti. Risultano essere approvati anche i verbali, il verbale numero 10 relativo alla seduta di consiglio del municipio del 4 aprile 2019. La seduta termina qui, sono le 10:25 e io darei la parola, libererei la segreteria e darei la parola poi ai cittadini che volevano intervenire. Sì, buongiorno, mi chiamo Claudio Isidori e sono il presidente del comitato di quartiere Casilina Vecchia Mandrione. Sapevamo di questa interrogazione che riguarda la nostra, diciamo, la nostra area e quindi ci siamo un po' allarmati perché su questa strada ci sono una infinità di problemi, però pare che quelli che diciamo che vengono portati avanti sono soltanto problemi di viabilità e consentire magari di fare la scorciatoia per non perdere altri 5 minuti a chi magari potrebbe anche prendere la metropolitana. Quindi abbiamo un po' racchiuso e elencato quelle che sono state le nostre iniziative su questi argomenti. Le nostre iniziative cominciano nel 2003, iniziative formali scritte, abbiamo interessato ovviamente il municipio competente, l'allora nono municipio, abbiamo interessato gli assessori competenti, abbiamo interessato un po' tutti, il comando dei vigili, il consorzio stradale del Mandrione, che oggi è diventato anche abbastanza inutile se non dannoso, perché non assolve più al compito istituzionale. Quindi abbiamo lavorato tanto e vorremmo che come cittadini, quando si prendano delle iniziative che riguardano appunto i cittadini, il modo di muoversi, l'aria che devono respirare, che vengano presi in considerazione, perché io ci sono nato, ce ne sono tantissimi altri ed è una zona in forte, da un precedente spopolamento adesso sta diventando anche molto, molto popolosa e ci sono anche tanti bambini nuovi, piccoli che nascono, quindi è una cosa che ci fa molto piacere. Non sto a tediarvi con tutte le date, le lettere formali che comunque noi come comitato abbiamo agli atti che sono state consegnate qui in municipio, municipio e non solo. Poi quello che ha portato, ed è stata elencata sia dalla Vitrotti che dall'assessore Vivace, è questa risoluzione numero 18 che è del 2 luglio del 2015, con la quale già veniva fatto un punto fermo proprio perché concludeva tutta una serie di interventi che i cittadini avevano avanzato per la sicurezza stradale, per la qualità dell'aria. E appunto per la qualità dell'aria i cittadini ultimamente si sono anche mobilitati perché insieme a Salva i ciclisti e i cittadini per l'aria hanno fatto il monitoraggio del biossido di azoto proprio su via del Mandrione, sulla parte più interessata, e abbiamo visto che nonostante fosse stata effettuata nel mese di febbraio 2018, che era un mese con la neve, col Burian e soprattutto con 15 giorni già di chiusura di via del Mandrione per via dello sgrottamento, la qualità dell'aria è seconda soltanto a Tor Pignattara. Quindi tutto quella quantità di macchine che questa strada non può assorbire, non è in grado di assorbire, a scapito anche della possibilità dei cittadini per andare a piedi, perché non c'è un marciapiedi mai.
Segnaletica non ne parliamo, in parte dovrebbe essere diciamo a cura del consorzio, dei vigili, però non si riesce ad avere neanche quella. E quindi noi abbiamo colto questa occasione per ribadire questi concetti che abbiamo preso anche documentato. E per parlare della nostra via, perché è vero che questa interrogazione ci dà modo di parlare, però noi vorremmo innanzitutto confermare la nostra richiesta urgente di una realizzazione di un marciapiede, di un'area protetta per i cittadini, perché poi l'area del Mandrione praticamente non ha nulla di commerciale o ha pochissimo di commerciale, quindi l'attività diciamo si svolge su via Assisi, dove è praticamente impossibile arrivare, la ASL, la farmacia, il supermercato, sta tutto dall'altra area. Via del Mandrione non ha mezzi pubblici di trasporto, quindi è una via che ti obbliga a prendere la strada. La chiusura per la quale si è preoccupata qui la consigliera Vitrotti, giustamente per orare probabilmente la causa di chi da sud deve arrivare al centro, ci trova un po' ci trova non contrari, perché non siamo per la chiusura diciamo totale della strada, però abbiamo bisogno di una viabilità compatibile con quell'area. Compatibile che significa? Significa che questa recente chiusura per sgrottamento di via del Mandrione ci ha permesso di valutare quello che era già l'intento che avevamo avuto con questo municipio per quanto riguarda l'interruzione del flusso mattutino di transito su via del Mandrione. E quindi abbiamo di fatto sperimentato quello che potrebbe essere già la prossima viabilità. Quindi noi queste cose le confermiamo tutte, anche se su via del Mandrione il problema degli sgrottamenti secondo noi è molto più ampio di quello che è stato portato avanti, anche se già è stato considerato abbastanza, perché è stato fatto un sondaggio soltanto nell'area antistante la proprietà della Banca d'Italia, e lì io non so se voi avete mai visto la cartina effettiva della società che ha eseguito questi sopralluoghi, queste ispezioni. La parte della Banca d'Italia è quella più attenzionata, perché i lavori li ha commissionati la stessa Banca d'Italia, e ovviamente teme per i suoi cavò, perché ovviamente le grotte li portano fin dentro. Quindi è molto limitata, però a est e a ovest la situazione è la stessa, perché abbiamo la Certosa, via degli Angeli, via Filarete, che già sono strade che sono state oggetto di voragini e sono state chiuse. Dall'altra parte ci abbiamo via Nocera Umbra, via Otrigoli, ci abbiamo via delle Cave. Più avanti ci abbiamo Tor Fiscale, tutta una cava lì. Qui il discorso, l'ispezione che è stata fatta soltanto una sezione che riguarda appunto un'area specifica, ma noi siamo convinti che lì l'ispezione, e lo abbiamo visto dai capannoni della Immobiliare Vespucci, che già stanno cedendo, quindi quelle sono attività diciamo private che l'imprenditore sta cercando di sistemare. Quindi siamo convinti che invece l'area è molto più vasta. Ovviamente è insostenibile non solo il traffico che c'è stato fino ad oggi, con tonnellaggi molto grandi, perché via del Mandrione nell'area commerciale ci portano di tutto, cioè ferro, acciaio, finestre, cioè arrivano dei bilici di 18 metri che passano a via della Marrana, eppure quello già è un altro discorso, due volte che buttano giù l'acquedotto, che la sovrintendenza chiude, insomma è
vabbè. Però è l'unico pertugio nel quale poter entrare. Non solo quindi questo, ma anche quello ferroviario, perché lì dietro ci passa Roma Formia. Gli sgrottamenti, a detta della società che li ha eseguiti, sono di materiale recente, cioè di materiale che è caduto negli ultimi tempi, quando è intensificato il traffico e quando a un certo punto i treni si sono, ci passa pure l'alta velocità, quindi è aumentata insomma la circolazione dei treni. Quindi io non so, le ferrovie vedo che ogni tanto sappiamo che intervengono con in modo specifico sui singoli punti, però se voi vedete volete dare un'occhiata alle cavità che ci sono là sotto, vedete che i singoli interventi non risolvono niente, perché sono talmente ampie, talmente vaste che il singolo intervento si disperde. Questo quindi è un punto, quindi noi non speriamo che l'eventuale riapertura tenga conto di questo fatto importante, che quella via non può accogliere lo stesso traffico che accoglieva prima, quindi deve essere senz'altro limitato. Quindi quello poi che ci preme ancora è ovviamente la qualità dell'aria, perché dopo la misurazione che abbiamo fatto, ripeto, fatta per 15 giorni rispetto agli altri campionature che sono stati fatti invece per 30 giorni, quindi pure questo ci ha allarmato. Poi sono dati scientifici che sono stati presentati in comune dalla sindaca Raggi, dalla Meleo, dalla Montanari, insomma sono dati inconfutabili, credo, da questo punto di vista. Quindi sono questi gli aspetti fondamentali. Noi certo auspicavamo invece che delle interrogazioni venissero fatte per via del Mandrione, perché via del Mandrione è rimasta ferma a Pasolini, cioè dopodiché tutti si riempiono la bocca quando parlano di Pasolini, dei Moravi eccetera, ma il Mandrione così è rimasto. Ha consentito poi più o meno abusi perché nessuno controlla, però questo è un altro aspetto. Quindi avremmo preferito fare un'interrogazione sulla sicurezza stradale che non c'è, sulla riduzione dell'inquinamento, sulla gestione e la manutenzione da parte di questo consorzio stradale che è da 4 anni non presenta un bilancio. Il recupero dal degrado del manufatto dell'acquedotto Felice, laddove c'erano le baracche. L'ultimo intervento l'ha fatto nel 1981 il sindaco di Roma, quello con la S maiuscola, Pedro Selli, dopodiché non si è intervenuto più. L'accesso ai cittadini per un migliore collegamento ai mezzi di trasporto, perché in via del Mandrione e via Casilina Vecchia, che è la strada più lunga di Roma, non c'è un mezzo pubblico. Infine, un paradosso per Roma Capitale, via del Mandrione non ha una rete fognaria. Quindi stiamo parlando del 2019, di un servizio primario, però ritorniamo a fare le interrogazioni su ste macchine dove che dobbiamo far passare. Cioè il partito della macchina ormai in tutti i paesi del mondo cioè non ci sta più, è tramontato. Cioè non possiamo pensare di arrivare al lavoro con il mezzo individuale, non è più possibile. Noi abbiamo fatto anche questo tipo di esperienza su via del Mandrione e via Casilina Vecchia. Abbiamo sistemato il marciapiede, siamo riusciti nel corso degli anni e abbiamo visto che da che non c'erano marciapiedi, ne abbiamo fatti, ne abbiamo ricavati anche 18 posti in più perché la zona è abbastanza limitata, il numero delle macchine è quadruplicato, quindi non possiamo noi con una città che è questa accogliere tutte le macchine. Io la macchina andava la metto, sarà pure un problema tuo andava a mettere questa macchina, perché non può essere un problema collettivo, quindi questa cosa noi torniamo a ribadirla, no? E noi la macchina ce l'abbiamo ovviamente, tant'è che la dobbiamo usare per forza, per apprendere il latte o le sigarette ti devi fare 3 chilometri perché devi fare il giro di Ponte Casilino per rientrare dall'altra parte quando ti è consentito, quindi il giro, cioè il sacrificio ai cittadini lo fanno già,
vorremmo che questo sacrificio, tra virgolette, se di sacrificio si parla, lo facessero e tornassero a farlo quelli che vogliono necessariamente andare a lavorare qua a macchina e vogliono passare per via Tuscolana. Faranno quei 4, 3, 4, 5 minuti in più, ma sei te che ci vuoi andare qua a macchina, quindi non è un problema che posso pagare io in termini di inquinamento, di sicurezza e di tutto quanto. Quindi vogliamo, ci siamo accorti, no? Lo sapete pure voi, che fino a oggi la politica è stata fatta in base al bacino di utenza, il bacino di voti. Purtroppo Via del Mandrione è un bacino scarso, c'ha tanti abitanti, tante famiglie quanti due palazzi di Via Taranto, che ne so, di Via La Spezia, quindi l'attenzione è stata sempre molto poca, però non si può non considerare che i servizi primari devono comunque essere fatti. Ci hanno detto che per fare i fogni ci vogliono 6 milioni, perché devono essere fatte? Non è vero niente. Ha fatto l'immobiliare Vespucci, l'ha fatto con 250.000 euro, si è fatto il suo bacino, è passato sotto la ferrovia e scarica via Galazza Alessi. Hanno sistemato la fognatura, lì può essere che non si può fare niente. Vabbè, comunque vi ringrazio per questa opportunità che ci avete dato. Noi siamo lì per qualsiasi problema, però noi vogliamo essere interessati, noi siamo molto partecipi, siamo volontari del verde, ci siamo presi a cuore un'area, l'abbiamo trasformata in giardino, partecipiamo, però quando si parla del Mandrione noi ci vogliamo essere. Grazie. Mi permetto di rubarvi altri due minuti, se me lo consentite. Intanto ringrazio il Comitato per tutto il lavoro che sta facendo insieme a noi. Noi abbiamo aperto un tavolo tecnico con loro e sono sempre presenti a qualsiasi orario, anche più persone. All'interno del Comitato ci sono anche dei tecnici e ci stanno veramente dando una mano. È proprio quell'esempio di cittadini attivi che possono cambiare una città, ecco, perché il proprio territorio, se affrontato dai propri cittadini, sicuramente va nel verso giusto. Detto questo, un paio di precisazioni. La prima cosa che ho fatto quando ho saputo degli sgrottamenti, oltre a chiudere la strada, è stata proprio avvertire Ferrovie, perché dalle mappe si vede chiaramente che quelle cavità passano anche sotto le ferrovie e poi insistono nella parte successiva. Ha ragione che stiamo affrontando il problema a guasto, oserei dire, cioè noi stiamo affrontando le cavità là sotto perché la Banca d'Italia stava facendo dei lavori e ha rilevato questo lì. Noi siamo andati e abbiamo rilevato questo lì. Siamo stati fortunati perché mancavano veramente pochi centimetri e veniva giù tutto. Quindi è stato un caso. Cosa sta avvenendo nelle altre zone delle cavità? Non lo sappiamo. A Nocera Umbra noi ereditammo una mega voragine causata da uno sgrottamento della stessa cavità che cammina e va da quelle parti e l'abbiamo risolta. Adesso risolveremo anche questo, ma è vero, si sta intervenendo in maniera puntuale perché l'apparato caveale che insiste nel nostro territorio è molto ampio, ma una vera e propria, diciamo, ispezione approfondita su quanto possono reggere o meno non è mai stata fatta. È un lavoro che impiegherà degli anni, ma che prima o poi dovrà essere fatto. Di sicuro quello che già possiamo fare è limitare l'uso sconsiderato di mezzi di qualsiasi tipo e cominciare ad usare mezzi alternativi all'auto, che sicuramente sono più salutari e meno invasivi sulle nostre strade. Per quanto riguarda la sicurezza pedonale, noi continueremo un lavoro tecnico che io personalmente sto portando avanti con il Comitato per cominciare a mettere in sicurezza i pedoni facendoli arrivare almeno a via Sisi, dove c'è un passaggio sotto l'acquedotto, dove qualcuno di via del Mandrione possa almeno in sicurezza raggiungere un negozio e tornare a casa in sicurezza. Siamo nel 2019, parliamo veramente dell'ABC. Per quanto riguarda il consorzio, sarà immediatamente convocato da questo municipio. Noi consorzi stradali ne abbiamo 3 sul territorio, 2 avete qui votato delle delibere che prevedono la loro chiusura per diversi motivi, non solo di comportamento giuridico mancato, ma anche e soprattutto perché pensiamo che siano datati.
I consorzi sono stati creati con un decreto regio, parliamo veramente dei primi Novecento, siano datati, non siamo più nelle periferie, un'amministrazione seria si deve occupare delle strade aperte al pubblico. Un discorso su Via del Mandrone può essere diverso, perché Via del Mandrone è una strada particolare, è un'opera d'arte a cielo aperto, io non so quanto è lungo l'acquedotto che l'attraversa, ma ci fossero degli americani probabilmente lo chiudono sicuramente al traffico, pedonalizzo, ci fanno qualcosa di straordinario, loro prendono 80 dollari per vedere una sequoia, pensiamo magari se avessero avuto l'opportunità di avere un acquedotto romano che ti passa lì, e noi continuiamo a passarci vicino con le macchine. La cosa che fa strano è la sfortuna di Via del Mandrone. Allora noi abbiamo l'acquedotto, no? Vogliamo illuminare l'acquedotto nel parco dell'acquedotto Felice. Le sovrintendenze hanno detto non si può assolutamente, bisogna mettere la lampada in legno, scavare 30 centimetri, tutta una serie di prescrizioni straordinarie, perché parliamo di un'opera eccezionale. A Via del Mandrone ci passano le macchine a 2 centimetri, va bene tutto. E questo è che fa strano. Detto questo, le fogne noi stiamo cercando in ACEA alcuni progetti sulle fogne di Via del Mandrone, appena riusciremo a reperirli vediamo quanto costano e sicuramente... Esatto, quello lì, lo stiamo reperendo per ricalcolarne il costo e vedere quanto costa. Perché reperire quello? Perché sulle progettazioni c'è un iter talmente lungo che se iniziamo adesso e cominciamo a progettare e poi avere tutte le autorizzazioni, magari il progetto del 2007, se è rivisto dal punto di vista tecnico con il progresso tecnologico che c'è stato e con i nuovi prezzi, può essere un progetto che sicuramente possiamo chiedere ci venga finanziato già nell'annualità successivo. Grazie. Qualcun altro vuole intervenire? Consigliere Giuliano. Grazie Presidente. Allora, visto che non ho fatto in tempo a partecipare al Consiglio e a sentire l'interrogazione, però c'è la possibilità, insomma, dopo l'intervento del Presidente del Comitato di Quartiere e dell'Assessore, di dire qualcosa anche da parte di chi ovviamente si trova in questo municipio ad affrontare numerose situazioni che insistono su questo quadrante da anni. Via del Mandrione, io ho apprezzato l'intervento con cui Isidori, insomma, abbia messo di fronte al Consiglio, insomma alla Giunta, eccetera, la partecipazione con cui ha fatto l'intervento, perché significa che si hanno nel cuore certe cose, certe idee, non vengono solo dette per convenienza, vengono proprio perché uno le sente, no? E si percepisce. A parte Isidori, io ti porterei su Via Tuscolana a fare da spot, nel senso da promuovere. Non vuole mettere sotto. No, per amor di Dio. Da promuovere e fare. Questa ha detto assessore, di assessore, io non ce l'ho sto problema. Dico da fare da spot, insomma, per chi si arrabbia tutti i giorni, no? Nel percorrere oggi come oggi quel pezzo di Via Tuscolana. Perché è vero che io non sono un social, no? Ne utilizzo poco del sistema, però poi arrivano un po' a tutti e ci sono lamentele su Via Tuscolana, perché la pista ciclabile, perché hanno ristretto, perché tutte queste belle cose. E invece potrebbe essere uno spot e dire: ma il problema non è mio che ci abito, il problema è tuo che ci vuoi passare, no? Passa da un'altra parte, oppure ti organizzi diversamente. No, dico tu nel senso di chi sta lì, di chi. Non volevo fare nomi e cognomi perché sono tanti, quelli stanno sulla Via Tuscolana, li conosco tutti, però per dirne un riferimento. Ma infatti su questo ragionamento, come Fratelli d'Italia, noi ci siamo sempre posti in modo critico ma costruttivo. Non siamo stati, a differenza di altri
critici a prescindere, no? Perché probabilmente la via Tuscolana, come la via Appia, andava, come si dice, trattata in un certo modo, a parte che c'erano le... dice, perché parli della Tuscolana e non parli del Mandrione? Non arrivo, non è che... nel senso che volevo fare questa similitudine di concetto, nel senso che su via Tuscolana c'erano anche le bancarelle, gli abusivi, quelli utilizzati e non, che ostruivano anche il marciapiede, quindi la gente camminava pure sulla strada. E nel momento in cui è stato fatto questo intervento, io sono stato l'unico, insieme come Fratelli d'Italia, l'unico dell'opposizione a votare lo spostamento insieme alla maggioranza delle bancarelle su via Tuscolana, per il motivo di qui sopra, cioè per poter comunque avere una strada, un marciapiede, un percorso, una viabilità, no? Un passaggio pedonale corretto. Però poi c'è chi ci ha commentato sopra, c'è chi ha fatto, scritto tutto e di più, ma uno sta a posto con la coscienza, non è che si deve preoccupare il problema di aver fatto qualcosa per voto, no? Per avere le simpatie, lo devi fare perché comunque cerchi di essere contributivo. E poi logicamente nel mettere in quello spazio una pista ciclabile tu hai ristretto la carreggiata, ma che era già stata ristretta quando c'erano le doppie file. Allora i commercianti che oggi si lamentano perché hanno poi questo tipo di risultato, perché da tre corsie tra virgolette sono state due, ma erano comunque due corsie perché c'era la doppia fila. Quindi oggi c'è la doppia fila dalla doppia fila, perché se qualcuno si ferma crea problemi. E non può essere poi, se è giusto o sbagliato averla fatta lì la pista ciclabile è un altro discorso, perché ancora non capiamo, come si dice, il risultato, perché ancora non è partita. Però prima di criticare se è sbagliato a farla lì o è stato giusto, uno dovrebbe comunque far partire questa cosa e poi rendersi conto, no, se effettivamente è stato giusto farlo. Ma a priori c'è chi commenta perché adesso gli fa comodo. Lui, a differenza che uno può dire, perché ce l'hai con via Tuscolana o ce l'hai con via Mandrione? No, perché le altre vie limitrofe la doppia fila esiste, tra virgolette, no? Quindi su via Giulia Chiricola, per esempio, se parcheggiano tutti in doppia fila per andare a fare la spesetta, no? E mo su via Tuscolana è possibile, perché giustamente passano i vigili e te fanno con street control, te fanno pure la multa veloce. L'unica differenza è questa, cioè il quadrante dovrebbe essere controllato per evitare la doppia fila, non solo su via Tuscolana ma su anche le altre strade, diciamo, di adiacenti. Per tornare ovviamente a questo che mi serviva, per dire che il Mandrione, cari Isidori, io penso che siamo abbastanza, insomma, del coetanei, te facevo più giovane, ma così mi sono acquisito le simpatie in diretta. Ma non penso che questi problemi siano di oggi. Tu e il gruppo con cui, insomma, stai lavorando e ci mettete la faccia ve ne rendete conto, ma queste sono cose che sono ataviche. Cioè io passavo su via al Mandrione quando avevo 22 anni, 23 anni, che la macchina, e passavo sempre a 2 centimetri dall'acquedotto, non è che ci passavo a 2 metri. Cioè, e quello che ho visto, i lavori, abusi sotto gli acquedotti, chiusure eccetera, case costruite eccetera, l'ho visto quando avevo 25-30 anni, cioè l'ho continuato a vedere. Ora dice, da qualche parte si deve partire, c'è un momento in cui dice basta, no? E cerchi di mettere un fermo e provare a sistemare le cose. Allora, che cosa dobbiamo dire, oltre a quello che hai detto tu, e che potremmo dire non so in quanti, perché sono cose di ovvia, no? Come si dice, di ovvio ragionamento naturale, quindi una cosa giusta, che il Mandrione deve essere inserito in un contesto ovviamente più ampio, fare degli interventi ad hoc per le fogne. Io non so se tu sei venuto un giorno, siamo andati su dalla Presidente, mi sembra, no? Perché poi la sollecitazione da dove arriva conta poco, l'importante è avere modi di, no? o momenti di. E abbiamo fatto con la Presidente un incontro con il consorzio, che, come si dice, pure chi è venuto, non che mi ricordo quello del consorzio, diceva sì, ma noi vorremmo, però il bilancio c'è, quello non fa, quello non dice, cioè anche il consorzio assessore era remissivo, no? Ma consapevolmente remissivo, non è che dice sai io non so nulla, no, noi non facciamo, non diciamo eccetera. Ci sono dei soldi da mettere da Lazio Disu, perché lì c'è una struttura che Lazio Disu gestisce e dovrebbe compartecipare a dei lavori, quindi tipo la fogna, no?
come percentuale e non lo fa, sapendo di doverlo fare, ma non mette l'economicità. È stata fatta un'interrogazione regionale e sembra che adesso gli sono arrivati dei fondi, quindi potrebbero essere utilizzati, perché chi gestisce quella struttura dice: a me se non mi danno voce, i soldi nella voce di capitolo, io non posso partecipare a qualunque tipo di iniziativa. Si allaga, ci sono i pezzi che si allagano, eccetera eccetera. Si potrebbe fare sotto all'arco, alla parte di Arco Travertino, quella che insomma arriva su Arco Travertino, dove c'è sta la parte del tunnel, il ponte, lì fare perlomeno una parapedonale, come dicemmo alla Lozzi, per comunque lì mettere in sicurezza quel pezzetto per arrivare fino a lì. Ma detto questo, quello che mi preoccupa, e che preoccupa loro come quadrante, ma preoccupa noi come municipio, e vedo assessore che preoccupa anche te, è il discorso delle cavità, perché è un ragionamento che va al di là. Quindi io penso che, siccome non ci vorrà uno schiocco di dita per risolvere cose del genere, hai fatto bene a dire quando Nocera Umbra è stata ereditata, no? Ma già c'era da tempo, e poi tu intervieni, perché io non sapevo che le cavità sono vive. Nella mia ignoranza, io quando l'ho saputo, perché ci si muovono sotto, vivono, sì. Siamo noi che li disturbiamo. Anche questo, da interventi, oppure anche i terremoti, anche scosse di terremoto che comunque smuovono, eccetera, eccetera. Non possiamo più andare avanti con interventi spot, perché anche quello di fronte a Via Lazzaroni, egregiamente, lo posso dire con molta tranquillità, non è una pubblicità verso di voi, ma è realtà. È la prima volta, c'è stato via Genzano che è stata con una voragine per 3 anni, perché non si sapeva chi doveva intervenire, mentre quella via di Ponte Via Lazzaroni mi sembra che sono 30-40 giorni, insomma, ma anche 2 mesi, via, 60. Cioè, tutta una differenza. Quindi l'approccio, lo devo riconoscere, al problema è stato proprio di responsabilità. Però poi è grande sta cosa, e non può un municipio come il nostro, visto che la mappatura riguarda ben più ampi spazi, da Via delle Cave al Mandrione, dall'altra parte, insomma, la parte sotto della Casilina, ci sono stati altri cose, altri problemi. Quindi io lì mi preoccuperei, ma immagino che ce l'avete già in mente, però sarebbe importante fare, come si dice, questi tavoli. Mettere in piedi un tavolo, una regia, ecco, più che un tavolo, una regia, perché tra ferrovie, banca, comune, eccetera, avere proprio un monitoraggio continuo, perché è una cosa che può creare problemi, che può crollare un palazzo da un momento all'altro, come è crollata, come si dice, una strada, perché va a capire poi sotto che cosa succede, e visto che lì erano tutte cave, infatti una strada si chiama via... Esatto. Però i palazzi, cioè in teoria il palazzo ha le fondamenta, certo. Le cavità avevano origine da livello del terreno, però si do sotto 15. Sotto non ci stiamo né io né te, sì, sotto sì, succede di tutto, sì, perché poi ci sono anche percorsi di acqua che noi non sappiamo, che corrodono, che fanno, che... No, ci sono fiumi, no? Bra. Io ho detto corsi perché uno se decorsa fa il corso, poi se va più veloce è un'altra cosa. Quindi voglio dire, non sappiamo sotto, quindi il monitoraggio, poi per l'amor di Dio, ben venga che i pilastri e i fondamenta aiutino, no? Ad evitare questo. Però quando ho visto il discorso di fronte a Via Lazzaroni, sotto a filo proprio delle cose, mannaggia, io sulla pensiero che abitavo lì sopra, non lo so, voglio dire, perché hanno retto, ma lavorava lì il corso dell'acqua, con la tubatura rotta, c'era da mesi. Quindi poi, come si dice, forse il campanello d'allarme del fatto che la strada abbia ceduto è stato anche un bene, perché uno così ha potuto verificare. Ma se questo non fosse avvenuto, allora il Mandrione, io farei una riunione, un'assemblea popolare solo sul Mandrione, convocherei una riunione ad hoc anche fra un mese, dove vengono tutti gli abitanti, tutti quelli che possono venire del Mandrione, e dire: noi vorremmo che, no? Perché sennò i sidori del caso, cioè il portavoce loro, possono pensare di essere, no? Dice, ma dietro forse abbiamo chi ci dà la stessa idea o chi vorrebbe qualcosa di diverso, perché è una cosa che quello che chiedono loro, e ho finito,
è una cosa precisa, importante, cioè non è che stanno a dire io vorrei che Fulvio Giuliano non passa di là con la macchina, perché se mo dicono io neanche ci passo, eviterei, no? Per piacere, stiamo dicendo di un intervento preciso, cioè di un passaggio veicolare, usando il termine, adeguato, perché la portanza delle strade, e tu assessore me lo insegni, è una cosa che esiste su tutte le strade, non su alcune, altre no. Il problema ce l'abbiamo avuto a Morena, la portanza è una cosa importante, perché se tu non tieni, ci passa un camion, comunque poi rompi sotto uguale con il peso, quindi è il peso che la strada può sopportare in base anche a quello che c'è sotto, quindi a maggior ragione lì ci dovrebbe essere un'accortezza di un passaggio veicolare adeguato e, come si dice, favorire la pedonalizzazione, cioè parte di una pedonalizzazione che possa comunque permettere di andare, no? A parte che poi una battuta e chiudo, quando passavo lì da Via Mandrione con la macchina mi mette la paura perché stava inizio, perché ho detto sai quante volte dico mo struscio. Quando c'avevi 22 anni là che ci passavi a fare. Pure quello era il problema tuo. No, esatto, però non c'era tutto questo problema delle macchine, dei via. E quindi pensavo di strusciare sui ponti perché è talmente stretto, dico come ci si passa qua? È vero che poi c'è stava pure il locale lì alla fine, che è stato molto famoso per 20 anni, frequentato. Che poi hanno chiuso, come si chiama? No, c'era proprio la discoteca, là il locale. Alla fine, bravo, lì è stato, capito, c'è stata molta fermezza, lì si passava perché ci si andava molto avanti e dietro, capito? Adesso hanno chiuso, si sta un po' più tranquilli. No, stai alla fine dei cose. Quindi io penso di fare questo, assessore, cioè se veramente con Ferrovie, con il comune, il dipartimento, il SIMU, con la banca, con tutti gli attori, con loro eccetera, con noi, ma deve essere una regia continua, cioè come se fosse una cosa di allarme, di verifica continua di quello che può essere, perché come dicevi tu, cioè lì non stai mai tranquillo, però va programmato di fare degli interventi ad hoc o di avere quella economicità, non quando succede il problema, programmarlo e prevederlo anche prima, no? Quindi Sito, mi è piaciuto quello che hai detto a nome di quelli che sono e io proverò a non passare più, tanto ci si passa più lì, però contribuisco in questo modo già.